Da oggi ATM fa sul serio, l'abbiamo già riscontrato questa mattina al parcheggio del Cavalcavia, controllori per controllare i grattesosta o i tagliandi delle app posizionati sulle auto. Un parcheggio che però non si riempie da quando è a pagamento, oggi ancora meno auto rispetto all'altra mattina, ce ne sono una quindicina. Cercheremo di capire anche quanto sarà in effetti utilizzato questo parcheggio nelle prossime settimane. Nel frattempo, già stamattina ci hanno confermato appunto i controllori di ATM che sono state fatte delle multe. Questi sono i cartelli, chiamiamoli così, messi da ATM dal 21 aprile, cioè da oggi applicheremo le sanzioni previste. C'è anche scritto che si può regolarizzare il pagamento per chi non ha pagato anche tramite le app. Abbiamo già detto che qualche multa è stata in effetti fatta, anche noi abbiamo pagato regolarmente il parcheggio, anche se per pochi minuti, per non incappare nelle sanzioni previste da ATM. Ma non è finita, alcuni lettori ci hanno scritto per raccontarci un disagio che hanno vissuto dopo aver parcheggiato qui nel parcheggio del Cavalcavia. Ci riferiamo a chi è in sedia a rotelle, ma anche a eventuali passeggini o comunque un percorso pedonale che non è adatto a tutti. C'è una rampa per salire sul marciapiede proprio all'uscita del parcheggio che è prevista, ma tutta la strada poi non ne prevede altre e soprattutto, come vedete alle nostre spalle, il marciapiede è invaso da questi pali d'acciaio che in effetti rendono difficile il passaggio a chi eventualmente con una sedia a rotelle, con un passeggino, ma anche alle persone più anziane che spesso devono sfruttare la carreggiata in strada. In un tratto non perfettamente illuminato il rischio diventa altissimo.